fisheye con le sue telecamere è approdato anche in Sudafrica, un paese lontano, difficile, contrastato. Un paese dove l'occhio umano, però, può ancora vivere calde emozioni e riscoprire validi motivi per ammirare ed amare la natura e le sue superbe creature. A poche decine di chilometri dalle oasi di selvaggia bellezza che abbiamo appena visto, i panorami diventano più familiari. Le città sono uguali un po' dappertutto: grattacieli, traffico, case, le cui concentrazioni sono però spezzate dal verde, che da queste parti certo non manca. Siamo a Durban, nello stato del Natal, una città di circa 500.000 di abitanti, adagiata sulla costa orientale del Sudafrica e bagnata dall'Oceano Indiano, la mecca della pesca e degli sport acquatici. La città di Durban organizza ogni anno l'Umlanga Ski Boat Festival. A questa particolare gara di pesca si iscrivono ogni anno più di 400 squadre da ogni parte del Sudafrica, per contendersi il premio finale di ben $40.000. Tutti i partecipanti utilizzano le famose ski boat. Sono le barche tipiche sudafricane, studiate e progettate per affrontare questo mare particolarmente pericoloso. Infatti, non è consigliabile effettuare spostamenti troppo lunghi in acque condizionate dalla vicinanza del Capo di Buona Speranza e quindi con forti venti e mare quasi sempre agitato. Queste ski boat sono quindi facilmente trainabili da automobili e dispongono di motori molto potenti. In questo modo vengono portate via terra il più vicino possibile ai punti pescosi e quindi varate dalla spiaggia. Il momento del varo è uno dei più emozionanti. La spiaggia si riempie di spettatori e curiosi che si godono l'incredibile spettacolo di 400 piccole barche che affrontano ogni peripezia per risalire onde alte fino a 4 metri e una forte corrente contraria. Tutte le barche hanno superato il surf e quindi sono pronte per la partenza. Un elicottero della giuria controlla dall'alto la situazione. È tutto pronto. La fumata dell'aereo e il colpo di cannone danno inizio all'edizione 1989 dell'Umlaga Ski Boat Festival. Tutte le barche scattano immediatamente in un incredibile frastuono di motori per raggiungere il campo di gara e non perdere minuti, che considerati i premi finali sono veramente preziosi. Ecco un equipaggio di ritardatari che sono stati costretti a rimanere in spiaggia più del previsto per dei problemi ai motori. La fretta di raggiungere il gruppo degli altri concorrenti li ha fatto sottovalutare un'onda che li ha letteralmente sommersi, facendoli anche perdere in mare un membro dell'equipaggio, che viene però immediatamente recuperato. Eccoci finalmente in gara. La tecnica di pesca usata dalla maggior parte delle squadre è quella del drifting con esca viva. Vengono utilizzate delle canne della classe 30-50 libbre, molto lunghe e flessibili, che permettono anche piccoli lanci. L'armatura è costituita da due braccioli in cavo d'acciaio con ami della misura 7-0 che vengono innescati con dei sugherelli vivi per la testa. Più sotto un piombo che permette a tutto il calamento di raggiungere il fondo e di venire quindi recuperato a strattoni per richiamare le prede. Ecco l'equipaggio del Bobby B che da ben mezz'ora sta tentando di avere la meglio su un grosso squalo. Ormai è sotto bordo, ma un ultimo guizzo gli permette di tagliare la lenza sotto la barca. Il disappunto dell'equipaggio non è grande, dato che gli squali non sono validi per la classifica finale. Immagini di grosse mangianze come questa non sono rare nelle acque a largo di Durban.
In questo caso si tratta di numerosi kingfish che hanno spinto in superficie un grosso branco di sardine. Paolo Cottiglioni, uno dei più famosi pescatori sportivi d'Italia ed esperto di queste acque, ne ha immediatamente ferrato uno trainando con un artificiale a velocità sostenuta. Le catture di squali continuano. Nella maggior parte dei casi si tratta di squali pinna nera o squali martello. Ma non è raro l'incontro con qualche grosso squalo tigre. I pesci più ricercati sono invece i kingfish. Oltre alla loro meritata fama di pesci sportivi, hanno una classifica a parte nel torneo, che è poi quella che porta i premi più sostanziosi. L'imbarco di uno squalo di una certa dimensione non è mai una cosa semplice. Può accadere che, presi dalla smania di issarlo a bordo, ci si dimentichi delle necessarie precauzioni. Questo pescatore, un po' troppo disinvolto, ha creduto che questo squalo pinna nera di oltre 70 kg fosse morto dopo la raffiata. Se l'è cavata per miracolo. I giochi sono fatti. La solita folla di curiosi si riunisce ancora una volta lungo la bellissima spiaggia di Durban per vedere un altro momento spettacolare di questa competizione, il ritorno delle ski boat. Quando il commissario dà il via per l'atterraggio, ogni capitano fa in modo di sfruttare l'onda giusta che lo accompagni più lontano, proprio come una tavola da surf. Più di 1500 persone si riuniscono per festeggiare il vincitore dell'edizione 1989 del Lumlanga Ski Boat Festival. Uno spettacolo veramente unico nel mondo del Big Game.